questo libro Paolo Borsellino parla ai ragazzi cerco di dare questa immagine umana di persone normali, non degli eroi, ma delle persone eccezionali sotto il profilo della professionalità, dell'impegno, ma persone da imitare, dei modelli per tutti. L'eredità sono le loro parole e soprattutto le loro azioni, il senso del dovere e il senso delle istituzioni. Hanno dato prova per tutta la vita di avere presenti solamente questi valori, che però oggi sono importantissimi per tutta la nostra società, e loro credevano molto nei giovani come l'unica possibilità di riscatto di questa terra, della Sicilia e anche dell'intero paese. Il ricordo più bello degli anni passati a lavorare con loro? Ma ci sono tanti ricordi, tanti successi, tante situazioni anche personali in cui si stava rilassati a scherzare. Ecco, io vorrei che fossero ricordati soprattutto dai giovani nel loro lato più umano, cioè come li ho conosciuti io. È il Paolo Borsellino umano, quello che amava scherzare con i colleghi per stemperare la tensione anche in camera di consiglio durante il maxi processo, che Pietro Grasso racconta nel suo libro intitolato Paolo Borsellino parla ai ragazzi. L'ultima mattina della sua vita, quella del 19 luglio del 1992, quella della strage di Via D'Amelio, Paolo Borsellino si sveglia alle 5, come era solito fare, e inizia a scrivere agli studenti di una scuola di Padova in risposta ad una lettera ricevuta mesi prima, in cui i ragazzi lo rimproveravano di non aver presenziato a un convegno sulla mafia e gli ponevano alcune domande sul suo lavoro e su Cosa Nostra. Il giudice però lascia a metà quella lettera resa pubblica dalla famiglia Borsellino, e 28 anni dopo l'ex presidente del Senato Pietro Grasso raccoglie quella penna per raccontare la storia di un gruppo di giudici e del loro straordinario coraggio. È un libro molto bello perché è diretto ai ragazzi e c'è diciamo quella sostanza, quella semplicità anche per raccontare gli avvenimenti che noi probabilmente conosciamo, almeno quelli della mia età, e quella passione civile per spingere i ragazzi anche a capire che la lotta alla mafia è una lotta per la legalità, è un impegno civile continuo, il fatto di non accettare collusioni, di non accettare compromessi. Dunque è un dato molto importante perché attraverso l'educazione passano le radici, si costruiscono, si rafforzano le radici del nostro paese. Che significato ha per il porto di Capodorlando ricevere Pietro Grasso? Ma ha un significato importante perché per noi rappresenta l'esempio della democrazia, della pulizia, dell'onestà, e quindi averlo qui all'interno del nostro territorio è estremamente importante. È motivo anche di fiducia per i giovani. Lo stesso Presidente mi ha detto: siete all'interno di un territorio stupendo, quindi non può che essere motivo di orgoglio per noi tutti la sua presenza qui.